Molise, bentornati in nostra compagnia. Oggi mi trovo a Riccia in occasione dell'84esima festa dell'uva, un appuntamento all'insegna del gusto, della storia e delle tradizioni locali. Rimanete con noi per scoprirne di più. E sono con Alfonso, Rita e Stefania sul carro numero 5, il carro appunto dell'84esima, uno dei carri dell'84esima festa dell'uva qui a Riccia. Alfonso, ci vuoi parlare del tuo carro? Sì, certo. Noi abbiamo cercato di riprodurre in maniera molto divertente un wine bar, trasformandolo in un wine car. Data la giornata, abbiamo allestito un bancone con tutte le bottiglie, con le etichette delle nostre contrade, dei componenti del carro, e con praticamente lo spillatore del vino e con i tavolini allestiti per far degustare alla gente il vino tipico di Riccia. Com'è il vino tipico di Riccia? Indubbiamente da riccese dico che è buono. È buono non perché sono riccese, però è buono. Cioè, lo facciamo con passione anche perché sentiamo la festa dell'uva, sentiamo questa festa e quindi ci mettiamo tutto il cuore nel fare il vino, nel fare il carro dell'uva. Da quanto tempo lavorate al carro? Dal settimanello. Bene, e come è nata l'idea proprio di questo carro? È stata subito accolta da tutti gli amici o qualcuno ha proposto anche altro? No, un po' da tutti. Bene, allora scelte condivise che hanno portato oggi alla realizzazione di questa bella struttura grande, imponente. Sì. Ed eccomi in compagnia di un altro nutrito gruppo di amici del carro numero 6, un carro particolare che racconta le leggende di Riccia. Com'è nata l'idea? Allora, noi ogni anno decidiamo di dare un tema abbastanza particolare, ad esempio l'anno scorso era la fotografia, quest'anno ci siamo spostati su un qualcosa di più tradizionale, le leggende, ad esempio qui si può vedere quella di Mastria Cuc, per riprendere un po' le nostre radici, le nostre tradizioni. E infatti sul carro si possono vedere dei libri, delle fiabe, abbiamo scritte sia in dialetto che in italiano, anche per la gente che non è di Riccia, e speriamo che possano trasmettere un po' di antichità. In poche parole è il migliore. E a quante persone avete lavorato alla struttura? Allora, quest'anno abbiamo lavorato alla struttura in una trentina, quarantina di persone più o meno, però devo dire che ognuno ha fatto il suo lavoro, diciamo il suo dovere, quindi ci siamo trovati proprio quest'anno ci siamo trovati bene. Da quanto tempo lavorate al carro? Beh, più o meno abbiamo iniziato 2 settimane fa e abbiamo lavorato ininterrottamente fino alle 3 di notte, dalle 11 la mattina fino alle 3 di notte. Vediamo sul carro chicchi veri di uva bianca e uva nera, quanti chili d'uva avete appunto dovuto lavorare? Circa abbiamo dovuto comprare circa 10 quintali d'uva, tra uva da tavola bianca, uva da tavola nera e uva da vino nera per il cesto. E per voi ragazzi di Riccia che valore ha questa festa? L'orgoglio è tanto, soprattutto salire sul palco per ultimi. Soprattutto salire per il palco. La classifica al contrario, insomma. Perché salire sul palco per ultimi vuol dire vincere, quindi vincere è un orgoglio. Sulmona, arrivata appositamente qui a Riccia per la festa dell'uva. Sara, prime impressioni? Beh, divertente, io vengo a Riccia da tanto e ho sempre sentito parlare della festa, non l'ho mai vista. E vabbè, conferma tutte le cose che ogni volta che vengo a Riccia è sempre una festa. Questa è probabilmente la più bella. Bellissimi carri, credo ci sia un grande lavoro dietro. Carino, no? Divertente. E com'è il vino di Riccia che vediamo? Buono, diverso a seconda, qualcuno più buono, qualcuno meno, ma tutti. E ora che le viste un po' tutte, quali delle feste di Riccia ti piace di più? No, questa è la più divertente. In Abruzzo feste come queste non ci sono? Dalle mie parti no, ma in Abruzzo non ce l'abbiamo grandi tradizioni di derivazione, che ne so, agropastorale. Questa immagino derivi dalle feste della vendemmia che si facevano una volta.
dalle mie parti non ce n'è. Bene, allora evviva l'Uve, evviva Riccia, evviva anche lo stare insieme. Grazie, ciao. Ed eccomi qui in compagnia dei protagonisti del carro numero 7, un carro della contrada Colle Arso di Riccia, un carro particolare. Avete rappresentato un fiasco di vino e appunto il recipiente che contiene l'uva. Come è nata questa idea? Ma guarda, una sera davanti a un po' d'arrosto, un qualche bicchiere di vino anche è uscita questa idea e l'abbiamo realizzata. Da quanto tempo lavorate al carro? È circa un mese di tempo. E quante persone? Siamo 25 totali, dalle 7 di sera alle 9, fino alle 9 lavoravamo, poi mangiavamo fino alle 3 di mattina. Bene, allora tanto lavoro per un momento all'insegna dell'amicizia e della convivialità, ma per voi giovani di Riccia che valore ha questa festa? Questa è un valore immenso, è l'unica festa che ci rappresenta. È la festa che possiamo chiamare in tutto il Molise per dire la festa dell'uva, è la festa di Riccia. Ciao. Da quante edizioni prendi parte a questa festa? Io sono 12 edizioni che prendo parte, da 12 anni che partecipo sui carri e lavoro attivamente sul carro. E quanti chili di uva avete dovuto lavorare per l'occasione? 5-6 quintali sicuramente. Ed eccomi in compagnia allora di altri due protagonisti della festa dell'uva, Gian Nicola e Giuseppe. Tutto pronto, il carro insomma deve solo sfilare per le strade di Riccia, siete ai blocchi di partenza, voi che parte fate? Io rappresento il suonatore e la sicurezza del carro. E un ballerino. Ah bene, quindi il carro è ricco di protagonisti, ce n'è per tutti i gusti, allora in bocca al lupo. Crepi. Crepi veramente, crepi. Ed eccomi in compagnia di due turisti, visitatori arrivati camperisti, a Riccia per l'occasione, Francesco e Mina, arrivati a Riccia direttamente da Barletta. Allora, è la prima volta che vedete questa sfilata? È la sesta volta, praticamente ogni anno ci rechiamo qui a Riccia per questa manifestazione molto importante per noi. Come avete conosciuto la festa dell'uva di Riccia? Perché siamo camperisti, dunque ci documentiamo dalle sagre, dalle cose e sapevamo che qua è una bella festa dell'uva. Bene, vi piace ogni anno? Sì, bellissima, spettacolare. Signor Giuseppe, carro numero 8, un carro particolare che coinvolge grandi e piccini, cosa rappresenta? Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio e buona festa a tutti. Niente, abbiamo rappresentato, come vedete, dietro le strutture, gli oggetti che diciamo conservano il vino e dove puoi bere il vino, tra la damigiana dove si conserva il vino, la bottiglia con il bicchiere e l'anfora vinicola in terracotta dove una volta si portava nei campi perché manteneva la temperatura del vino, manteneva fresco. E l'abbiamo rappresentato anche con i bimbi, oltre perché devono a iniziare questa cultura di questa festa, ma anche per risaltare ancora di più le strutture. E invece a quest'altro lato abbiamo rappresentato la classica masseria di una volta, la masseria di Cuccione, dove oggi ci ha invitato stamattina perché ha detto che la sua vigna era pronta, quindi dovevamo andare a fare la vintemmia. Però siamo arrivati in cucina, abbiamo visto tutto quel bel dindio e purtroppo tra un mangiare e un bicchiere ancora non partiamo a fare la raccolta. Speriamo un altro giorno, oggi non è il caso. Siamo a casa a mangiare e bere. Per voi che valore ha questa festa e che celebra con l'occasione anche la Madonna del Rosario? Come vedi c'è tanta gente, tanta partecipazione ed è giusto che i nostri figli. Siamo stati 10 serate, perché di solito si lavora, la sera poi si sta insieme tra amici, si portano i figli e ci hanno aiutato a fare questi lavori, a pulire le canne, a fare qualche treccia, a iniziare a fare i primi lavori, quindi abituarli a fare queste strutture, a fare queste cose, abituarsi a fare questi tipi di lavoro per poter portare avanti questa festa ancora per altri 84 anni, il più poco. Bene, allora evviva la festa dell'uva di Riccia. Sì, evviva la festa dell'uva. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie.